Allora, siamo all'anteprima italiana di Captain Marvel sulle note di Pump Up degli Hanson, metà anni 90, poco più. 95. 95, perfetto. Cosa ti ricordi di quell'anno, di quei magici anni 90? Non ricordo, io ero talmente piccolo negli anni 90, ero in fasce praticamente. No, gli anni 90 sono stati degli anni particolari di passaggio, però c'erano dei miti veri, Top Gun, quelle robe lì, quindi secondo me sono degli anni che hanno segnato quelle ci hanno segnato, possiamo dire. Sì, assolutamente, ci hanno segnato. Sì, e quindi è bello anche tornare un po' dietro agli anni 90. Non so se ho azzeccato col pantalone corto, insomma, un po' la maglietta boscaiolo. Ci ho provato. Tipica... Purtroppo abbiamo buttati via tutti le La maglietta 90. Boscaiola tipica di Lorenzo di Avanzi. Bravissimo. C'era un po' Beverly Hills. Esatto, no, anche. Esatto. Invece parliamo del fumetto, anzi del film. Brie Larson e Captain Marvel. Come la vedi, ti ispira e cosa ti aspetti dal film? Il problema vero è poi tornare a casa con la moglie che dice no, hai dai. Visto quanto è figa lei, hai visto noi donne che cosa facciamo, capito? Il problema è quello, i supereroi devono essere uomini devono essere. Grazie, grazie, buona visione, grazie. Ciao.